Per Telecountry News, Filippo questa sera si ritrova con dei libri, anche se io non li leggo così fatti in modo cartaceo, ma mi trovo a presentare il nuovo libro di Paolo Pesce Nanna e sono qui in sua compagnia. Ciao Paolo! Ciao Filippo, che piacere, che piacere. Poi come lo dici tu, Paolo Pesce Nanna, guarda, ogni volta è un'emozione. Guarda, mi sono emozionato di essere diventato pure rosso. Ma tanto non si vede perché sono bravi, non so quale camera guardare, siamo pieni di telecamere qui. Filippo Pesce Rosso, sono diventato. Maurizio Pesce, no, Pesce Rosso, casomai io, tu sei, io sono Pesce Nanna. Già non ho capito dove siamo rimasti. Allora, c'ho un libro che c'è scritto il titolo, sì. Tranquilli. Il libro dentro è scritto grande, è il nuovo libro, si intitola così, l'ho voluto chiamare così perché ogni volta che vado in libreria, no? Siccome sono un po' ciecato, sono diventato con l'età e domando sempre alla cassiera. Sei invidioso, sei? Sono invidioso un po', sì. Domando sempre, ma scusa, ma il libro dentro è scritto grande? E quella fa, sì, ah grazie, poi esco e mi chiede il libro è scritto piccolo. Eppure questo è... E questo è scritto grande. No, è scritto normale, il libro è scritto normale, io volevo grande, però si vede da lì? Mazza, no, è scritto normale, dai, si legge, no? Poi l'importante è, diciamo, il contenuto. E no? Il contenuto, perché ne vogliamo parlare un po' del... E parliamone, va! Mazza, che bella location, che hai visto? Ah, beh... Casa mia, eh! Ma si capisce, è un libro comico? No, sì. Comico, sono storie, racconti. I racconti, come nella vita, possono essere comici e possono essere tristi. Tu come lo vuoi? Come lo vuoi lo interpreti? Beh, guarda, io mi ricordo questo altro libro. Il primo mio libro. Il primo mio 40 libro. 40 storie brevi. Sei per la questura. Sei per la questura. Sì, perché c'era questa cosa. Se questo somiglia a questo, beh. Guarda, mi dicono anche meglio, mi dicono. Addirittura, quindi. No, meglio no, quello è il primo amore, perciò. Che poi questo qui posso prenderlo? Mi sono proprio superato. Mi sono proprio superato. 40 storie brevi, sei per la questura. È un libro autoprodotto, cioè perché nessuno me lo voleva produrre. Allora ho fatto, cioè, me lo stampo da solo e me lo faccio. L'ho fatto e ho venduto parecchio. Questa volta con questo libro, Tranquilli, il libro dentro è scritto grande. Pure io mi confondo. Tranquilli, il libro dentro è scritto grande. La Catap Publishing, che è una casa editrice di La Spezia, me l'ha pubblicato. Perciò lo troverete in tutte le librerie. In tutte le store, in tutte le parti, cioè pure ai semafori quasi lo vendono. Però io consiglierei sempre di fare un squillo a Telecountry News che glielo vendiamo. Perfetto. No, vabbè, lo trovano dappertutto. Dappertutto, a fine giugno, primi di luglio si trova in tutte le librerie nazionali, basta ordinarlo. Ma se fare proprio spot serio, sembra. Allora, il prezzo non lo diciamo poi io, perché cioè, il prezzo è proprio superfluo. Cioè. No, è lì. La copertina di Andrea Domestici, detto Dom, è uno dei personaggi di fumettisti, dei vignettisti più famosi in Italia. Poi andare a cercare su Wikipedia. E questa invece era di Simona Contini, che salutiamo. Se no si offendono, certo. E che vuoi sapere? Che vuoi sapere? No, dentro, cioè, è scritto grande, questa abbiamo detto, se l'hai capito. Vabbè, sono allora, praticamente come dice la prefazione di Stefano Vigilante, famoso comico. La prefazione non c'è. No, perché non l'ho scritta, perché la gente la salta, allora non c'è, però non diciamo che non c'è. Anzi, non c'è la prefazione. Inizia subito il libro, poi finisce, poi inizia, e poi finisce, poi inizia, poi inizia, vero? Mi sono perso pure, che ho detto? Non lo so, hai detto che finisce, inizia. Neanche l'introduzione c'è. Cioè non c'è niente, inizia. La prefazione e l'introduzione. Sono 12 mesi. Però c'è. C'è o non c'è? C'è ma non si vede. C'è ma non si vede. La prefazione di Stefano Vigilante. Vabbè, c'è un pezzo di Stefano Vigilante, chi è che non conosce Stefano Vigilante, uno dei comici più bravi del panorama italiano, e di Massimo Cervini. Dici chi è? È un amico mio degli elementari. È stato pure messa prima di Stefano Vigilante, caro Sigato. Che uno lo mette pure in posta per fazione, invece l'abbiamo messo vicini. E il libro è 12 mesi, come dice qua, mese per mese, lungo tutto un anno. Sembrano collocati, no? Un mese, gennaio, febbraio, i mesi, capisci? I mesi, gennaio, febbraio. Pensavo, no? Sì. Però ogni mese, tu che mese sei? Io maggio. Maggio, allora, maggio. Ti leggo solo l'inizio, perché l'ho umanizzato, ti leggo solo un pezzo piccolo primo di maggio. Primo maggio, la festa dei lavoratori. E sei andato da solo? Sì. Nessuno ti ha aiutato? No. Allora, maggio è, maggio, la posso dire questa cosa?
Maggio pensa come una donna, è vanitoso come una donna, ha la sensibilità di una donna, insomma, Maggio è una donna, ma intrappolata in un corpo di uomo. Mi piace Maggio. Un po' meno quelli che dicono Maggio scassato, Maggio rotto e Maggio stufato. Vabbè, poi continua. Maggio stufato. Sì, perché sta... E niente, che dire di più? Beh, leggetelo, non compratelo, leggetelo, fatelo un pezzo, che uno, magari lo comprate uno in tre, uno in quattro, lo fate, certo, uno per uno sarebbe meglio, no? Beh, e io resto dell'idea che leggere un bel libro è una delle cose veramente più belle, e poi ci avviciniamo all'estate, uno se lo porta al mare, quindi... vicino al caminetto. Oggi no, perché oggi. Cioè, non so, adesso quando andiamo in onda, fine maggio, siamo in diretta, no? Fine maggio comunque sia, e siamo con i giacconi. Io mi piace, pure i termosifoni, ti sentono dentro casa? Sì. Comunque, detto questo, io ti ringrazio come sempre Filippo, a Telecountry, e ringrazio tutti quelli collaboratori tuoi, ho visto che avete fatto anche il bigliettino nuovo che è bellissimo, ma lo puoi vedere un attimo questo bigliettino? Le Telecountry. Scusate, ma guarda che c'è, guardate che finezza. Guarda, chi comprerà il libro in omaggio il piettino di Telecountry. Grazie e grazie Filippo, come sempre. Io ringrazio vivamente Paolo perché è sempre un piacere stare in sua compagnia e lui lo sa che lo adoro. E ogni tanto mi rivedo qualche spina, anzi la pubblichiamo, la facciamo girare, perché le spine del pesce mi sono rimaste nel cuore e non fanno male, non nella gola, e non fanno male, queste anzi mi fanno ammassare le risate ed è bellissimo, e quindi è stato veramente un piacere mio, appena spengono ti bacio, e quindi grazie a tutti ragazzi, buon proseguimento e alla prossima.